Il mercato da sempre è uno strumento di tenuta sociale, la questione ad Avellino va risolta quanto prima. In attesa di sapere se il vescovo Aiello raccoglierà l'invito degli ambulanti ad essere con loro in piazza Libertà il 15 settembre, la Caritas prende una posizione chiara sulla vertenza che da 9 mesi lascia la città senza gli stand. È uno di quei settori che è in crisi, resta in crisi, non vede luce in prospettiva. È una questione che va affrontata perché il commercio sul nostro territorio ha avuto sempre una progettualità abbastanza corposa e ha tenuto insieme e vitali molte famiglie. Calmierare i prezzi per aiutare le fasce più povere, a questo serve il mercato, ancor di più in un periodo come quello del Covid che ha messo in difficoltà tanta gente. Sicuramente il mercato aiuta ad avere beni di qualsiasi necessità a prezzi più economici, ma aiuta quelle tante e piccole economie che grazie al mercato sono sopravvissute in tutti questi anni sul nostro territorio. E al di là della presenza fisica non mancherà mai il sostegno della Chiesa. Il Vescovo non è sempre presente in queste occasioni. La Chiesa locale manifesta tutti i giorni la sua presenza per quello che riesce, è vicino a tutti e riesce per quello che può a dare risposte in termini soprattutto di fraternità e di supporto ai bisogni.